Un lungo, colorato corteo ha invaso le strade di Londra per dire Trump non è il benvenuto. Decine di migliaia di persone, almeno 100.000 secondo gli organizzatori, hanno sfilato per il centro della city con bandiere, cartelli e slogan e poi l'icona della protesta, il dirigibile raffigurante il tycoon neonato capriccioso lanciato sul Parlamento. Volevamo usare l'umorismo, dice uno degli organizzatori, far ridere la gente ma dare sostegno alle persone che in America stanno prendendo posizione contro la politica di Trump. Il nostro è un messaggio serio contro il razzismo e xenofobia. L'America, ma anche il Regno Unito, dicono no a questo tipo di politiche. L'idea del dirigibile è nata da un artista britannico, ma ha avuto il benestare del sindaco di Londra, Sadiq Khan, tornato all'attacco del presidente, ma esortando a una manifestazione sentita, ma pur sempre pacifica. Non spetta a me censurare o decidere cosa è di buon gusto, di cattivo gusto, ma serve ricordare che anche qui a Londra ci sono molte cose che dovremmo celebrare, una di queste è la libertà di parola. Alla protesta hanno preso parte politici, attivisti, ma anche famiglie con bambini, ci spiega il nostro inviato, un fiume umano che ha impedito a Donald Trump di passare da Downing Street. È stato tenuto lontano dalla città, che ha osservato sulla bordo del suo elicottero. Per molti una vittoria. È la mia prima protesta, ho 45 anni, quando ho saputo della visita di Trump nel Regno Unito ho pensato che fosse finalmente arrivato il momento di prendere una posizione. È un uomo abominevole e tutto ciò che rappresenta va contro i valori di questa nazione. Trump è un abominio e farlo venire in visita ufficiale è stato vergognoso. Questa è una marcia importante, siamo in un momento critico per l'America e gli americani stanno iniziando a stancarsi di lui. Tutti ci stiamo stancando. Sono contenta che i nostri amici britannici siano disposti a farsi avanti, ad aiutarci nel resistere e nel voler cambiare le cose. Di questa visita presidenziale resteranno impresse forse più le immagini di Baby Balloon che quelle del faccia a faccia con Theresa May.